Nella nostra isola ci sono zone in cui la natura è ancora sovrana, quasi intatta. Sulle sue vicende, sulla sua presenza, sono regolate non solo le stagioni dell'anno, ma anche le stagioni dell'uomo. La vita qui gira con un ritmo più lento. Ha ancora la forza delle tradizioni più conservative. Ogni gesto, ogni momento della giornata è come già iscritto in un codice di abitudini così radicate da sembrare immutabili. Abitudini e organizzazioni di lavoro di un'altra epoca sopravvivono talvolta in queste zone e finiscono per fissarsi per inerzia nel paesaggio umano. Ma solo oggi la gente comincia a sentirli per quello che sono. Casi tipici e straordinari fuori del tempo e della storia. Questo è lo stagno di Cabras, uno stagno così grande che lo chiamano il mare, Summare Epontis. È proprietà privata, da quando nel 600 Filippo IV di Spagna lo cedette ad una famiglia italiana, i banchieri Vivaldi di Genova, che lo rivendettero agli attuali proprietari un secolo fa. Tutti quelli che lavorano nello stagno debbono accettare un complesso codice di disposizioni e sono inquadrati in speciali gruppi di pesca, detti colleghe, e distinti in categorie ben precise, a seconda del tipo di barca e degli strumenti che sono autorizzati ad usare. Questi si chiamano bogueris e possono pescare solo con piccole chiatte di legno e reti da posta. Veri e propri mezzadri dello stagno, i bogueris pagano il permesso di pesca consegnando al padrone metà di tutto quello che prendono. Per questo, quando sbarcano, c'è sempre ad aspettarli un uomo del padrone, che chiamano pesargiu, perché tocca a lui pesare il bottino e dividerlo in due, metà a loro e metà al padrone. Questo è Cabras, un piccolo centro del Campidano in Sardegna. Un paese come tanti altri, legato al giro lento e antico del lavoro agricolo, nel quale abitudini e immagini di un mondo diverso, più progredito, stentano a penetrare nella compattezza di un costume fissatosi lentamente attraverso i secoli. Un paese di contadini. Ma entrandovi si viene colpiti dall'insistenza con cui il discorso torna ogni volta sulla laguna vicino al paese, o meglio su quello che qui, come in tutta la Sardegna, chiamano lo stagno di Cabras. Io non pesco con le reti, perché io sono un pescatore palamitaio e pesco con le fiocine e col palamito, e pesco anguille e pesci. Non siamo autorizzati noi dal padrone a pescare con le reti. Noi usiamo sempre il fassone, lavoriamo sempre con le fiocine. Ancora ugualmente col palami. Ci sono le colleghe che sono a mezzadria con le reti. La pesca nello stagno si presenta così, organizzata rigorosamente secondo un sistema di obblighi e di divieti che crea una situazione umana tipica e esclusiva di questa zona.
non è una grossa parte del paese quella che vive dallo stagno, ma chiunque vi entra a cercarvi il suo pezzo di pane deve obbedire a una serie precisa di norme e di leggi dettate dal proprietario, perché quello che chiamano lo stagno è da secoli proprietà privata. Tra pescatori e padroni c'è solo un rapporto di dipendenza o di mezzadria, una posizione subordinata. Eppure, essa appare perfino invidiabile a chi è costretto a vivere ai margini di questa organizzazione del lavoro, ai più poveri, i più diseredati fra tutti i pescatori di Cabras, quelli che chiamano i palamitai. Per espresso divieto, i palamitai non possono usare le barche di legno. Le loro imbarcazioni sono queste, i fassoni, che si fanno da soli con un fieno palustre che chiamano spadua, secondo una tecnica tramandata per generazioni. Il loro nome viene da fascina, perché sono fatti da 15-20 mazzi di giunchi legati gli uni agli altri. Uno studioso, il von Bayern, le ha classificate uniche al mondo e le ha avvicinate ad altre antichissime imbarcazioni, come quelle del lago Titicaca nel Perù o a quelle di Dikoa nel Golfo Persico, autentiche sopravvivenze della preistoria. Ogni mese bisogna rifarle da capo, perché i giunchi si imbevono d'acqua e non galleggiano più. Lo stagno di Cabras è in realtà una grande laguna di 22 km quadrati, a un miglio dalla costa e in comunicazione col mare. Così l'acqua dolce dei fiumi si mescola qui all'acqua salata, creando un ambiente particolarmente favorevole alla vita dei pesci. Ma in questo immenso vivaio, i palamitai possono pescare solo 6 mesi all'anno, da ottobre ad aprile, e a patto di non usare né barche di legno né reti. E il luogo di pesca non lo scelgono loro, ma sono gli uomini del padrone a sceglierlo e indicarlo giorno per giorno. E anche l'attrezzo di pesca viene loro imposto di volta in volta, il palamito o la fiocina. Di solito i palamitai pescano con le fiocine lungo i bordi dello stagno, dove l'acqua è più bassa, manovrando l'attrezzo alla cieca, cercando di colpire nell'acqua torbida e fangosa i pesci che se ne stanno acquattati fra le erbe del fondo. Così ogni tanto può incappare fra i denti della fiocina un saporito muggine, ma molto più spesso si tratta soltanto di pesci poco pregiati, come le carpe. In pratica, le limitazioni imposte ai palamitai rispondono all'esigenza dei proprietari di sfruttare razionalmente la ricchezza dello stagno. Così essi vengono messi nelle condizioni di pescare solo quello che resta al di fuori, anzi, solo quello che viene trascurato dai sistemi di pesca più fruttuosi dei mezzadri e degli uomini del padrone. Quando si fiocina a vuoto in una zona, i palamitai ne cercano un'altra, ma sempre all'interno del perimetro d'acqua loro assegnato per quel giorno. Anche questo vagare è una parte della fatica quotidiana e aggiunge il lavoro del remo a quello della fiocina. I palamitai vanno sempre insieme, 10-20 per volta. È la tecnica della pesca che lo richiede, perché quando si trova un pascolo di pesci, il cerchio delle barche, stringendosi, li convoglia tutti verso il centro e la fiocina può battere colpi più sicuri. Questa fase finale la chiamano chiudere il ballo, un'immagine quasi festosa per il ritmo più rapido della pesca nel suo momento conclusivo. Ma il frutto della pesca è sempre limitato. Messo insieme com'è di pesci cercati a lungo, tirati su uno per uno, spesso pagati più di quel che valgono. Uno di loro ci ha detto: andiamo dal fabbro per fare una fiocina e ci vogliono 2500 lire. Alle volte usciamo una sola giornata, picchiamo nel forte, sulle pietre del fondo e dobbiamo tornare dal fabbro un'altra volta e sono ancora 1000 lire. Per la stagione di pesca, in più, i palamitai devono pagare un canone al proprietario. Un canone modesto di 40-50 mila lire, ma che non è poco per i pescatori e restringe ancora il margine del loro povero guadagno.
ogni giorno che passa, il palamitaio avverte più nitidamente l'assurdo di questa sua presenza, così labile e così malsicura, ai bordi dello stagno. Ma il mondo da cui viene è un mondo dove da secoli sempre si è usato così, e il senso di una povertà generale sembra raffrenare nella rassegnazione il suo desiderio di cambiare le cose. Allo sbarco si fa il conto del pescato. Sono quasi sempre pesci di poco valore che si vendono a poche lire il chilo. Una pesca di poveri per il pranzo di altri poveri. Sicché dalla lunga fatica della giornata non resta alla fine che qualche manciata di danaro strappata quasi furtivamente al grande latifondo marino. Prima d'andar via bisogna tirare in secco i fassoni e sollevarli con la punta in alto in modo che possano asciugare e durare un po' più a lungo. Il lavoro del palamitaio è cominciato all'alba, finisce al tramonto. Solo una lunga giornata di pesca dà infatti il minimo del guadagno necessario per vivere. Ma questa è la legge di tanti in un paese come Cabras, dove ogni pezzo di pane è conquistato con la fatica. Una condizione umana che sembra riflettersi anche più chiaramente nell'immagine di chi tira la vita raccogliendo le faticate briciole che lascia cadere sul suo tavolo la grande ricchezza dello stagno, come fa il palamitaio, povero e antico spigolatore delle lagune. Una vita mezzo brutta perché non si guadagna tanto, perché c'è la spesa, è troppa, gli ami insomma, e l'esca è troppo cara. Senta, oggi quanto ha pescato? Oggi 6,5 chili. E lei ha intenzione di continuare a fare questa vita? Eh sì, perché non si trova lavoro. Dove vuoi che vada a lavorare? Sempre allo stagno devo andare. Tocca andare sempre allo stagno a pescare. Sono obbligato a fare questo mestiere. Per me è come un'eredità. Tanti di noi ci vanno. Ci abbiamo i bambini a casa, ci abbiamo. Sono portato a fare questo mestiere perché è mia vita.